Adesso andiamo in diretta da Pescara dove c'è Paolo Renzetti con il patron del Trofeo Matteotti, anche presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. La corsa si sta svolgendo in questi minuti, tra poco arriverà a conclusione. È passata da poco la Madonna dei Sette Dolori dove c'è Paolo Renzetti. Allora Paolo, linea a te per sentire le parole di Sebastiani e parlare insomma anche non solo del Trofeo Matteotti, anche del Pescara. Giornata campale questa con il nuovo allenatore Massimo Oddo. Sì, grazie, perfetto, buon pomeriggio, un saluto a te Alfredo e ai nostri telespettatori in diretta da Pescara Colli. Siamo nei pressi della Basilica della Madonna dei Sette Dolori, è transitata poco fa la carovana dei corridori per il Trofeo Matteotti, 73esima edizione. Siamo con il patron della gara ciclistica pescarese, Daniele Sebastiani, che è anche presidente del Pescara. Grazie presidente innanzitutto per aver accettato il nostro invito in diretta. Partiamo dal Matteotti, perché oggi è la giornata del Trofeo Matteotti, una bella soddisfazione, tanti tifosi stanno seguendo questa gara, tanto caldo oggi, giornata con 34 gradi, ma con quello che è accaduto quest'anno era importante andare avanti con questa tradizione, presidente. Sì, sì, sicuramente importante, devo ringraziare Stefano Giuliani e gli altri dell'organizzazione perché hanno fatto un lavoro eccezionale per arrivare a far partire questa gara anche quest'anno. Era difficile perché purtroppo la pandemia ha colpito tutti, però ho visto sulle strade tanta di quella gente che chiaramente cerca di osservare le norme di sicurezza, la distanza e tutto quanto il resto, e quindi speriamo che finisca nel modo migliore questa corsa e sarà anche un segnale di ripartenza. Possiamo dire, presidente, che il Matteotti ha battuto anche il Covid-19 quest'anno? Bisogna comunque batterlo questo Covid, quindi adesso che sia il Matteotti piuttosto che la ripresa di ogni attività, perché credo che al di là di tutto le attività debbano riprendere, la vita deve continuare, quindi il Matteotti è un segnale appunto di ripresa. Presidente, parliamo ovviamente, non potrebbe essere diversamente, un attimo anche del Pescara, perché quella di oggi è la giornata del Matteotti, ma questa mattina c'è stata la firma del contratto, Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara. Sì, sì, è il nuovo allenatore del Pescara e credo che adesso bisogna preparare una squadra competitiva per poterci giocare un campionato che ci dia più soddisfazioni sicuramente di quello di quest'anno. È stata una scelta che è durata diversi giorni, c'erano tanti allenatori, tanti pretendenti alla panchina del Pescara, la scelta è ricaduta su Massimo Oddo perché, presidente? Ma perché sicuramente è un tecnico che conosciamo, ha lavorato già con noi, il direttore Repetto, ma anche Bocchetti, anche se non ci ha lavorato insieme, però soprattutto Repetto ha grande fiducia in questo allenatore, quindi è giusto che poi alla fine la scelta sia ricaduta su Massimo, e adesso cominciamoci a lavorare perché bisognerà. Non basta il tecnico, bisognerà fare la squadra e poi cominciare questo campionato nel migliore dei modi. La durata del contratto? La durata del contratto è biennale, poi ci sono delle clausole, ma non è un problema. Questa mattina è partito il ritiro del Pescara al Delfino Training Center, parte questa nuova avventura, si riparte dalla Serie B, presidente. Basta tornare indietro di due settimane al 14 agosto con il Pescara che era in lotta in questa sfida play-out con il Perugia per evitare la retrocessione. Beh, certo, è stato un finale veramente difficile per il Pescara, anche se nelle due partite di play-out credo che il Pescara abbia assolutamente meritato quello che ha conquistato poi sul campo. Se basta pensare ai due rigori, uno all'andata e uno al ritorno non dati, che il Pescara probabilmente ai rigori non ci sarebbe nemmeno arrivato, quindi, però non dobbiamo capire che sul campo eravamo retrocessi, quindi vuol dire che qualcosa non è andato e allora bisogna ripartire bene, cercare di creare un gruppo di lavoro importante e cercare di non ripetere gli errori del passato. Perché Massimo Oddo, perché no Sottile, che pure aveva conquistato la salvezza, e poi c'erano anche Pecchia, Di Biagio, e le chiedo presidente se avete fatto un pensiero anche a Zeman e a Pillon per esempio. No, gli allenatori che erano sulla nostra lista erano loro, erano il mister Sottile, Oddo,
Gigi Di Biagio, questi erano fondamentalmente i tre. La gente è ricaduta al bordo per tanti motivi, tra cui quello che ho detto prima, ma credo che qualsiasi fosse stato l'allenatore sarebbe stato sicuramente all'altezza. Presidente, non è un mistero, ma in questi giorni la società sta lavorando, lei sta lavorando anche proprio sul fronte dirigenziale del futuro. Ci sono delle trattative per l'ingresso di alcuni soci nel Pescara o anche per la vendita della società? Non le chiedo di farci dei nomi, le chiedo di dirci insomma se ci sono queste trattative in corso e quali potrebbero essere i tempi per avere qualche notizia. Ma che ci stia lavorando non è un segreto, lo sapete tutti. Lo sapete da sempre che i tempi non li posso dire perché non è che c'è una scadenza, una deadline per fare, per chiudere l'operazione. Il Pescara con o senza nuovi soci, con o senza nuovo proprietario va avanti, quindi non è un problema. Se dovesse arrivare una persona capace di dare qualcosa in più sarò il primo ad esserne contento, quindi non c'è nessuna fretta, nessuna trattativa che incombe, nessuna persona che domani mattina possa in qualche modo chiudere l'operazione, per cui col tempo, con calma ci lavorerò, come ho sempre fatto. C'è una cordata cinese di Hong Kong? Sì, una cordata per appenderci, diciamo. Lasciamo perdere, che hanno detto di tutto e di più, ma veramente mi fa sorridere perché qui ogni giorno esce una novità, l'importante è trovare gente seria, non le cordate. Presidente, per chiudere, tornando al calcio giocato, oggi è iniziato il ritiro, ci sono 21 giocatori a disposizione di Massimo Oddo che credo verrà presentato martedì, mi corregga se sbaglio, dovrebbe esserci martedì la presentazione del tecnico, ma ora c'è da fare la squadra, c'è da rinforzare questo organico. L'ho detto fino adesso che c'è da rinforzare l'organico, c'è da completare bene l'organico perché ha dei giocatori già importanti ma in alcuni ruoli è chiaramente sprovvisto, quindi è stato anche il motivo per il quale abbiamo avuto delle difficoltà quest'anno, per cui bisognerà lavorare in quei ruoli e cercare di trovare le pedine giuste che ci possono far fare il salto di qualità. Fiorillo resterà a Pescara? Fiorillo credo che abbia il suo contratto per altri due anni, tre anni se non vado errato, quindi la sua scelta di vita l'ha fatta, è chiaro che a meno di proposte irrinunciabili o di una Serie A che gli dà il posto da titolare, credo che Fiorillo possa veramente diventare una bandiera importante di questo Pescara. Zappa andrà via? Ma Zappa ha tante richieste in Serie A ed è chiaro che giocatori che hanno fatto bene, soprattutto giovani, non si può tarpare le ali, quindi se riusciremo a trovare una soluzione che soddisfa noi e soddisfa il ragazzo sicuramente non gli chiuderemo la porta. Tornando al Matteotti, Presidente, l'ultimissima per chiudere, manca ancora un'oretta poco più al termine della manifestazione, poi ci sarà la cerimonia di premiazione, ma possiamo dire che la vittoria comunque di tutto il ciclismo abruzzese c'è già, perché oggi è stato bello vedere tanti ciclisti, tanti corridori in gara e tanti appassionati di ciclismo sulle strade di Pescara e Montesilvano. Ah certo, quella è la vittoria più importante perché rivedere questa gara che riparte con tanta gente sulla strada che comunque sa quali sono i rischi e quindi è attenta rispetto magari agli altri anni dove c'era un po' più di confusione, quindi è già un grande successo, ma è anche segno di grande civiltà da parte dei tifosi del ciclismo. Grazie al presidente del Pescara e del Trofeo Matteotti, Daniele Sebastiani, in diretta qui da Pescara Colli, nei pressi della Madonna dei Sette Dolori, della Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Abbiamo ascoltato Alfredo, il presidente del Pescara, anche sulla notizia del giorno, sulla firma del contratto di Massimo Oddo che guiderà la formazione biancazzurra per le prossime due stagioni. È tutto da Pescara, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. A te.